Appena t'ho visto, zigzagando tra un intrico di funi e di cavi, giunsi alla barca. Scavalcai la battagliola del molo. Un anziano basso di statura con un berretto rosso di lana e un giubbotto di pelle color cachi, il proprietario della barca di lusso che dovevo intervistare, mi disse: «Lei è il giornalista?» «Venga pure avanti», fece l'uomo con il viso acceso e un sorriso quasi fanciullesco. «Lei è il giornalista del Globo?» «Sì», risposi dandogli fermamente la mano. «Complimenti per la barca», dissi. «Grazie a lei per essere venuto fin qui», disse il proprietario. Mi precedette giù per una ripida scaletta a poppa, fino ad un locale con due cuccette a ciascun lato e un tavolo al centro. «Questa è la mia ultima barca», disse il proprietario. «Perché ultima?» «Perché ho il cancro, ma purtroppo ho ancora tantissime cose da imparare», disse con una risatina malinconica. «Tante cose in che senso?» «Beh, per esempio vorrei sapere per bene perché appena t'ho visto ho pensato che eri una brava persona e di te mi potevo fidare», disse dandomi improvvisamente del tu. «Forse hai intuito che i corpi più sottili influenzano il nostro modo di comportarci», dissi, cadendo anch'io in una improvvisa confidenza. «Ah, vedo che anche tu incominci a sapere quello che sei», disse il proprietario della barca. «Sì, forse, è per quello che ci siamo creati percepiti», risposi.